Ma io non lo so, però il problema è anche quando i manifestanti confondono quelli che votano a favore con quelli che votano contro, quindi non c'è nessun problema, però insomma non è molto simpatico ragionare così, perché si potrebbe creare un'alleanza molto più grande intorno a questi temi. Io ho proposto una sfida referendaria, mi attendo non solo da questa piazza, dalle organizzazioni sindacali, dagli altri partiti, un'adesione. Ormai la legge c'è, noi i quesiti li abbiamo pronti, se ce ne sono di migliori siamo pronti a discuterle, però io penso che dobbiamo ragionare così, non tanto con questo atteggiamento di rifiuto, perché chi esce dal PD, dalla maggioranza, per non votare la riforma della scuola dovrebbe almeno ricevere un saluto affettuoso da questa piazza. Se non succede, perché forse gli errori commessi in passato da questo impianto delle larghe intese sono talmente numerosi che la gente è esasperata. Io lo so e come vede non mi scompongo. Poi c'è anche qualcuno che confonde la militanza con la partecipazione a un movimento politico con 5 stelle, forse sono diventate 6 dai toni oggi. E quello è un altro discorso, perché tanto io e Hitler siamo uguali per loro, quindi non cambia niente.